su cui la società punta, come su altri ragazzi, lo abbiamo sentito già in più di una circostanza. Attenzione, c'è il vantaggio proprio di Giovannelli, Tommaso Giovannelli, che sulla corta respinta del portiere Pablo Gomez. Mattia Bicicchi, il 18, dovrebbe aver segnato. Ora guardiamo un attimo, ma dovrebbe anche essere probabilmente Mattia Bicicchi ha segnato il numero 18. Danna, Rosi, Muglia, si va da Raffelli, ancora per Liam Rosi, avanza Liam Rosi, mette questa pallina al centro per Danna, che non inquadra la porta ma trova subito Rosi, ma bravo Bertozzi a dire di no, può ripartire il forte, ancora il centro con Muglia, Samuele Muglia, 21-30, 1-1. Non è riuscito a trovare lo spazio per il tiro, avanza Muglia e ora c'è il gol. C'è il gol. Era riuscito in qualche modo il portiere Bertozzi a intercettare il pallone, poi c'è stata una carambola. Da Samuele Muglia, ancora Muglia, e poi va e trova un altro grande gol. Samuele Muglia, 18-34, è il 3-1 del centro. La tripletta di Bomber Muglia, che mette questa pallina sotto la traversa, può ripartire il centro con Alex Raffelli che scarica su Muglia, ancora Muglia, Bertozzi dice no, ma poi arriva Raffelli, Bertozzi ha detto di no a Muglia, poi Raffelli a 15 e 21, Raffelli trova il 4-1. La ripresa proprio in questo istante, va via Muglia, azione personale la sua, è gol. È partito dalla sua area a 20 secondi dalla conclusione e qua siamo sul 5-1. Eliminatorio della Coppa Italia di Serie A2, l'altra rete è stata quella di Rosi, c'è un fallo. Attenzione che c'è il blu per Muglia, perché allora, secondo Riccardo, aveva già messo la pallina pronta per il tiro diretto, ma il fallo era stato compiuto da Bicicchi, quindi il possesso è bianconero nonostante il blu a Muglia. Riparte il forte di Molina con Ballestero, German Ballestero numero 47, si ferma su di lui Andrea Gimignani, non lo molla il giocatore bianconero. Arriva un tiro sporco, sporcato proprio da Gemignani, ancora Ballestero, va giù e c'è il fallo di Gemignani e qui mi sa che gli arriva il blu. Blu per Gemignani, Ballestero era stato molto bravo a saltare il difensore bianconero a 6-31, il fallo di Andrea Gemignani, c'è tutto e arriva il blu contro Gomez. Grande Gomez, dice di no. Due minuti intanto alla conclusione, 50 secondi di questa gara, con il centro in vantaggio 5-1. Ecco gol di Muglia. Va in gol di Muglia, quinta rete del giocatore del CDC. Stavo dicendo che in questo secondo tempo non si era segnato e invece è arrivato il gol del 6-1 di Muglia.